Grazie. Ora, il pezzo comunque che abbiamo appena suonato era in realtà un pezzo di musica dance da discoteca. Adesso un attimo, che non so perché non riesco a vedere l'accordatore, ecco, ora lo vedo. Adesso facciamo un pezzo che si chiama Slap and Kettles, che praticamente ha un'accordatura un po' strana, quindi un attimino che c'è l'accordatore, ovviamente doveva fare i più bei scherzi, che bei momenti. Quindi vuoi dire qualcosa tu? Nel frattempo non hai il microfono, bene. Sì, dai, conta un... No, sei breve però. È la storia di un bassista e di un batterista, quindi è lunga. Arco, canto. La prossima volta. Non la sapete voi? Che si suicidano. No? Sapete che i batteristi e i bassisti baruffano sempre nei gruppi. Quindi decidono di suicidarsi, vanno sopra un palazzo e il bassista sta per buttarsi e dice no, il batterista, almeno fammi contare a me quattro e poi ci buttiamo giù. Va bene? Quindi uno, due, tre, qua si butto. Non sono morti neanche a tempo. Eccoci sono. Si chiama Slap and Kettles ed è praticamente slap vuol dire sberle, perché ovviamente io prendo con una tecnica che applico sulla chitarra che si chiama tecnica del percussive guitar, perché uso la chitarra come se fosse una percussione, e kettles che vuol dire tradotto carezze, perché ovviamente c'è anche quindi questo rapporto conflittuale con la chitarra dove c'è amore e odio come in tante cose. Allora parto in questa posizione così per fare il film, no? Perché è anche un po' qua, vedi Stefano, potresti mettere due bicchieri, un panino e funge anche da... con i bicchieri, panino. Ok, niente, però noi siamo già pronti. Questo è Slap and Kettles.